marxisti che organizziamo noi come Sinistra Classe Rivoluzione. Noi come Sinistra Classe Rivoluzione siamo la sezione italiana della tendenza marxista internazionale che come appunto suggerisce il nome è stesa a livello internazionale e dappertutto si impegna ad abbattere il sistema capitalistico. E se volete conoscere meglio le nostre idee, soprattutto se non ci conoscete, potete visitare i nostri siti rivoluzione.red e marxismo.net. Vi invito anche ad andare sul nostro sito internazionale marxist.com per leggere innanzitutto le posizioni dell'internazionale, ma anche perché lì c'è la possibilità di potersi iscrivere esattamente con lo stesso mezzo che avete utilizzato per iscrivervi oggi all'iniziativa che organizza la nostra sezione statunitense, eh, iniziativa che si terrà in due giorni, questo fine settimana, e avrà come tema principale il risultato delle elezioni. Poi in chat metterò, scriverò tutti i link. Questo, come ho detto, è solamente il primo appuntamento di un ciclo che sta ricominciando e vedrà appunto un, un appuntamento settimanale dove si discute ogni volta un tema diverso. Appuntamento che si terrà ogni, ogni venerdì. Oggi discutiamo di polizia, Stato e rivoluzione e tra le letture consigliate c'è anche il testo un classico del marxismo scritto da Lenin che è Stato e rivoluzione. Per altri nostri testi potete eh, appunto andare sempre sul nostro sito che è presente la, la libreria eh, marxista tra cui, tra cui scegliere. E come sarà strutturata questa discussione? Ci sarà una relazione introduttiva, penso prenderà m, meno circa un'ora e, e dopo la sua relazione introduttiva ci sarà la possibilità di intervenire. Per intervenire basta andare in basso dove c'è scritto partecipanti vi si apre appunto a destra una, una, una finestra, ci, in basso a destra ci sono i tre puntini di sospensione, se ci cliccate c'è scritto alza manina, alza la mano, una cosa simile. E la tenete alzata e se io ve la abbasso è segno che appunto vi ho, vi ho segnati, ma per qualsiasi altra domanda o se volete comunque segnarvi potete usare la chat. Ultima indicazione tecnica, chiedo a tutti di spegnere microfono e videocamera, di accenderli solo quando appunto chiedete la parola, così appunto non si appesantisce. E eh, vi, ha, vi informo che questa, che questa discussione sarà registrata e il video completo sarà possibile trovarlo sul nostro canale YouTube Sinistra Classe Rivoluzione. Detto questo, ehm, voi se volete già chiedere la parola potete già farlo, Adesso do la parola a Dezu per la relazione introduttiva e vi auguro una buona discussione. Ciao. Ok, grazie, non si attivava l'audio. Allora. Ciao a tutti, uh, io sono Ezubair, un compagno di Sinistra Classe Rivoluzione, che come ha ben detto ONS, è, è la sezione italiana della tendenza marxista internazionale. Uh, penso che abbiamo avuto tutti la fortuna di vivere, seppur uh, in maniera indiretta, attraverso immagini e video, l'esplosione di uno straordinario movimento di massa, quale quello dei Black Lives Matter. Il 3 luglio di quest'anno il New York Times, che insomma non è proprio il primo dei giornali rivoluzionari, scriveva un articolo in cui diceva che questo articolo titolava Black Lives Matter può essere il più largo movimento nella, sto nella storia degli Stati Uniti. L'articolo poi prosegue spiegando come questo movimento abbia coinvolto, secondo alcuni dati, dai 15 ai 26 milioni di americani. Almeno nella fase in cui è stato fatto questo sondaggio, quindi circa il 10% dell'intera popolazione americana al di sopra dei 14 anni. E questo dice molto della, della dimensione di queste proteste. Queste sono state manifestazioni spontanee, eh, che era l'espressione più diretta della rabbia, che cova nei settori più sfruttati, a partire dai neri, ma più in generale ha eh, coinvolto i disoccupati, i settori di lavoratori, bassi settori di giovani. Uh, la risonanza che ha avuto questo, questo movimento la riscontriamo anche in un'altra inchiesta di un'altra un fondazione che è il Morning Consult che dice che il 54% degli, degli adulti statunitensi appoggia le proteste in corso in protesta alla morte di George Floyd e altri neri americani, così come il 54%... Della popolazione statu statunitense ha appoggiato l'incendio del commissariato di Minneapolis, di cui penso che tutti avremo visto le immagini. Un altro articolo dice che del Washington Post dice: il, tu il tumulto, inserito nel più ampio contesto della doppia emergenza sanitaria ed economica, potrebbe segnare un momento di rottura drammatica quanto altre svolte decisive nella storia del paese, dalla catastrofe economica della Grande Depressione. Alle tensioni sociali del 1968. Quindi siamo sicuramente in una fase nuova della, della lotta di classe, siamo in una fase nuova della, della storia e questi erano tutti segnali che in realtà abbiamo già potuto toccare con mano già dall'anno scorso e negli ultimi, negli ultimi mesi prima di, di quest'anno. Sicuramente il primo risultato ottenuto da questo movimento è stato quello di spazzare l'idea per cui le masse siano stordite permanentemente, l'idea per cui i lavoratori e i giovani non possono più lottare per ciò che vogliono e questo a sinistra lo si credeva in particolare per gli Stati Uniti che venivano visti come un unico blocco reazionario in alcuna maniera in grado di mobilitarsi o di esprimere un malcontento. Ovviamente nella testa di alcuni, di alcuni attivisti eh, di questo settore in realtà questa idea rimane ancora, però nella, nella realtà dei fatti eh, questa è stata spazzata via proprio dal movimento di massa. Ora è giusto spendere due parole in più su questo concetto. Noi, Antonella Valenti dice che non sente nulla. Eh, noi come marxisti pensiamo che le contraddizioni, le ingiustizie di questo sistema siano troppo presenti, troppo grandi, ma soprattutto eh, insanabili per non ripresentarsi di continuo nella coscienza della maggioranza sfruttata della società. Ed è in quest'ottica che inquadriamo il movimento dei Black Lives Matter come conseguenza di questo decennio di crisi. Uh, le conseguenze di questa crisi le hanno pagate solo e soltanto i lavoratori, solo e soltanto gli sfruttati di, da questo sistema, quelli che hanno visto i propri posti di lavoro persi, quelli che hanno visto i loro stipendi erosi dagli attacchi dei, dei grandi imprenditori e quelli che hanno visto i propri diritti attaccati sul posto di lavoro e tutte le garanzie che avevano uh, completamente distrutte così come tutti i giovani che hanno visto sgretolarsi le speranze di una vita migliore rispetto ai genitori, e questo si è espresso anche eh, in movimenti come Non Una di Meno, così come il movimento dei Fridays for Future, che rivendicavano per l'appunto eh, il diritto ad un, futuro, ad un futuro migliore. La recessione in cui stavamo entrando quest'anno è stata particolarmente aggravata dalla pandemia. Ma la pandemia non è, sta, non è stata la causa. Pandemia la cui gestione impietosa è stata in tutto e per tutto scaricata sui lavoratori. Basti pensare al numero di 30 milioni di disoccupati nel giro di sole sei settimane negli Stati Uniti. I dati che potremmo, che, che potremmo citare sono molti, eh, però penso che già questo dato dia l'idea di quale sia la logica di, di questo sistema. Peraltro la gestione di questa pandemia non era qualcosa che in alcuna maniera si poteva evitare, ma è, non è nient'altro che l'espressione dei limiti di questo sistema che da, una che da una parte garantisce a 25 persone nel mondo un profitto pari a 255 miliardi di dollari tra marzo e fine maggio di quest'anno, quindi in piena pandemia. Mentre dall'altra, 1.290.000 persone, almeno questi sono i numeri all'incirca fino a ieri, perdono la vita per mancanza essenzialmente di cure, di infermieri, di respiratori, di mascherine, quindi di beni essenziali per garantire la vita eh, in, questa, in questa pandemia. Queste sono state alcune delle basi perché l'uccisione di George Floyd non fosse l'ennesima morte di un nero per mano della polizia che peraltro non è neanche il primo, il primo nero eh, che viene ucciso per, per mano della polizia. Ma nel contesto generale in cui siamo, eh, tutti questi elementi sommati ad altri hanno fatto sì che questa uccisione scatenasse un movimento di massa di dimensioni mai viste, come dicono gli stessi giornali ufficiali e gli stessi giornali della borghesia. Ma non, solo so non, uh, non sono solo le dimensioni di questo movimento a sorprendere, bensì anche la radicalità e i punti sollevati dalle migliaia di piazze che ci sono state e che tuttora continuano ad esserci, seppur con numeri più ridotti. Le masse nel, muover nel muoversi verso i propri diritti si scontrano inevitabilmente con gli interessi della minoranza di sfruttatori. E in questo scontro vengono sollevate delle questioni fondamentali riguardo al funzionamento della società, di questo sistema. E così il movimento dei Black, dei Black Lives Matter in questa ondata di mobilitazioni ha dimostrato, come detto prima, non una semplice riproposizione delle prime mobilitazioni di qualche anno fa, intorno al 2013-2014, bensì uno straordinario salto di coscienza, peraltro diffuso di massa, in quello che è il paese capitalista ed imperialista più importante, più importante del mondo. Uh, a prova di ciò, non è una cosa da tutti i giorni sentire il dibattito pubblico incendiato da slogan quali abolish the police, quindi uh, per l'abolizione della polizia. Così come non è una cosa da tutti i giorni vedere il commissariato di una città statunitense messo a, a, fe a ferro e fuoco dai manifestanti. Se pensiamo che eh, in più di 200 città sono stati schierati migliaia di poliziotti in assetto antisommossa, più di 28.000 soldati della Guardia Nazionale, sono state arrestate più di 20.000 persone, capiamo che il dibattito attorno alla polizia, al suo ruolo nella società, alla sua abolizione, è il frutto non solo del malcontento che covava delle elezioni passate, ma anche dello scontro diretto delle masse con questo apparato di repressione. Quindi è una questione piuttosto concreta quella di cui vogliamo discutere oggi. A differenza degli anni passati, proprio perché c'è stato quel passaggio iniziale, infatti il movimento dei Black Lives Matter non ha chiesto semplicemente di riformare la polizia, ma come detto prima, ha chiesto di abolirla, di abbattere il sistema di repressione. E insomma, eh, sentire un livello così alto del dibattito, così di massa, è una questione, penso, piuttosto interessante al di là. Dei punti di vista che ci, possono, che ci possono essere. Il caso degli Stati Uniti, peraltro, non è isolato. In, uh, in molti paesi del mondo, e su questo poi ritorneremo brevemente più avanti, in maniere diverse si sono poste queste questioni e sono state poste proprio dal movimento, dai movimenti di massa che sono scoppiati negli ultimi mesi. Come rivoluzionari dobbiamo elaborare una risposta a questi temi. E perciò dobbiamo fare un'analisi complessiva del ruolo della polizia, delle forze dell'ordine, così come di quello dello Stato all'interno del capitalismo. Da questo si scatena inevitabilmente eh, la discussione su come funziona questa società in generale, come abbattere questo sistema e quale deve essere l'alternativa. È una cosa che all'ordine del giorno, proprio sulla base degli avvenimenti che abbiamo vissuto, che viviamo in questo momento e che vivremo in, in forma ancora più dirompente nel prossimo periodo. Chiarire questi punti, dunque, per chi si pone l'obiettivo di cambiare l'attuale stato delle cose, di lottare per un mondo migliore, non è qualcosa di secondario, bensì è di fondamentale importanza. Uh, per questo GSM abbiamo consigliato, come diceva Ons, e come avrete visto anche dalle locandine, eccetera, la lettura di un testo fondamentale che è stato e Rivoluzione di Lenin. È un testo fondamentale proprio perché ci aiuta a comprendere al meglio la natura dello Stato, di tutte le sue appendici, e in che maniera come rivoluzionari ci dobbiamo affacciare a questo tema in maniera concreta, ovviamente, e quindi traendo le lezioni da questo testo e sapendo eh, applicarle. Al, allo stato attuale delle, delle cose. Non è un caso, tra l'altro, che Lenin elaborò attraverso questo testo una teoria compiuta dello Stato, eh, quindi una prima teoria complessiva del, del ruolo dello Stato solo un mese prima della rivoluzione d'ottobre del 1917. Questo proprio perché in quel momento si rendeva necessario il chiarimento riguardo. Ad un tema così importante perché, è proprio per il, la necessità di elaborare gli strumenti per assolvere al meglio i compiti pratici della, della rivoluzione che poi ebbe successo. Rifacendoci alle lezioni di questo testo, quindi, come detto prima, vogliamo comprendere meglio le risposte a, a, ai quesiti sollevati da, da questi movimenti. Per capire quale società, per quale società vogliamo lottare, infatti dobbiamo comprendere prima in quale società viviamo ora. Questo è il metodo del, del marxismo ed è il metodo scientifico con cui noi ci approcciamo alle cose. Eh, prendo giusto due citazioni che secondo me sono piuttosto importanti per aprire eh, questo tema perché in maniera chiara e precisa... Uh, offrono un primo spaccato di questa società uh, e di quale, di quale deve essere la lotta per, uh, per una società migliore. Nel manifesto scritto da Marx ed Engels, uh, il primo capitolo si apre con uh, una frase che penso che molti conoscano, ovvero uh, la storia di ogni società esistita fino a questo momento è storia di lotte di classi. Eh, liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in breve oppressori e oppressi, furono continuamente in reciproco contrasto e condussero una lotta ininterrotta, ora latente, ora aperta. Poi, continuano più avanti, qualche riga dopo: La società civile moderna, sorta, sorta dal tramonto della società feudale, non ha eliminato gli antagonismi fra le classi essa ha soltanto sostituito alle antiche nuove classi, nuove condizioni di oppressione, nuove forme di lotta. La nostra epoca, l'epoca della borghesia, si distingue però dalle altre per aver semplificato gli antagonismi di classe. L'intera società si va scindendo sempre, sempre più in due grandi campi nemici, in due grandi classi direttamente contrapposte l'una all'altra, borghesia e proletariato. Quindi possiamo dire che la società odierna... Per l'appunto si divide tra chi è costretto a vendere la propria forza lavoro in cambio di un misero salario, creando la ricchezza e non godendone per altro, e chi in maniera parassitaria gode del lavoro di questi. Ovviamente i primi sono i lavoratori e i secondi sono i padroni. Eh, attorno a questa distinzione ruota, tra le altre cose, l'esistenza stessa dello Stato. E ruota anche il significato, quindi, di questa esistenza e in che maniera eh, è utile a questo sistema. Ora possiamo ben capire che i padroni sono tali nella semplice misura in cui possiedono i mezzi di produzione, ovvero le industrie, le grandi imprese della logistica, informatiche, farmaceutiche, insomma le leve fondamentali dell'economia. In alcuna maniera i padroni, soprattutto in questo periodo di declino del, del capitalismo, giocano un ruolo nel funzionamento dell'economia e della società. E questo io penso che l'abbiamo visto in maniera cristallina con la pandemia, eh, quando questi si sono rifugiati nelle loro sfarzose ville dai gabinetti d'oro, mentre i lavoratori non si sono potuti fermare neanche per un momento. Perché si sarebbe fermata l'intera macchina e con ciò i profitti, i profitti di pochi. E a riguardo abbiamo anche scritto delle tesi sindacali, che sono state approvate alla nostra conferenza dei lavoratori, e penso che siano fondamentali per chiunque voglia capire meglio come funziona questo sistema. Il dominio della borghesia sulle ricchezze, quindi, è un dominio parassitario, legato ad un unico elemento che è la proprietà privata. Il controllo delle risorse quindi è strettamente collegato all'eliminazione di questa classe e quindi al superamento della, della proprietà privata. La proprietà privata è stata sin dalla sua nascita, perché non è sempre esistita nella storia dell'umanità, eh, circa 6.000 anni fa è nata, l'elemento che divide la società fra sfruttatori e sfruttati. Eh, come detto, per l'appunto. Non è sempre esistita, e quindi non ha nulla a che fare con una presunta natura a prescindere dell'essere umano, ma soprattutto è interessante affrontare come la sua nascita si sia configurata con la divisione della società in classi. È con la nascita delle, delle classi e della società di classe, infatti, che nascono le prime forme statali. Da allora ad oggi, infatti. Ci sono stati vari sistemi, varie forme di produzione, però il punto centrale, il punto fondamentale è sempre stato, o meglio, è sempre stata la necessità delle classi dominanti di difendere la proprietà privata della maggioranza, dalla maggioranza che non ne possiede. Ed è qui che fa capolino lo Stato in tutte le sue forme storiche presenti. Infatti, dalla, dalla, propag dalla propaganda ufficiale... Lo Stato ci viene mostrato dai borghesi come un ente neutrale, al di sopra delle parti, come elemento conciliante fra i vari settori, come qualcosa di eterno. Eh, viene peraltro coperto di un, di un velo di misticismo, pensiamo alle parrucche nei tribunali, le vestaglie, piuttosto come slogan che sono assolutamente vuoti, come la legge è uguale per tutti, piuttosto che latinismi, pensiamo anche all'aura di solennità. Ridicola con cui si cercano di celebrare le varie cerimonie statali, eh, così come i vari onorevoli di qua, onorevoli di là. Così come, ad esempio, eh, viene anche quasi venerato eh, il ruolo delle, delle forze armate dall'esercito fino alla polizia. In questo, tra l'altro, i film americani penso che siano piuttosto eloquenti, elo elo eh, in questo. In questo caso. Tutti questi artifici, che peraltro messi così a nudo, messi uno in riga all'altro, possono anche sembrare di troppo, sono necessari in realtà alla classe dominante per nascondere il vero ruolo dello Stato e per contenere il conflitto di classe. Lo Stato infatti non è un ente neutrale, uh, bensì, come dice lo stesso Lenin, è uno strumento di dominio. Di una classe sull'altra. Lo Stato, in ultima analisi, non è altro che eh, violenza organizzata in difesa della proprietà privata e, quindi, in difesa di quello che rende la classe dominante, classe dominante. Ed è proprio per questo che nacque, nacque proprio per questa necessità: ovvero per difendere il potere politico di una minoranza, di una stretta minoranza dalla maggioranza che invece non ha alcun potere nella, nella società. Lo Stato quindi eh, deve difendere, in ultima analisi, la proprietà dal, della minoranza da, dalle mani e dalle grinfie della stragrande maggioranza. Ovviamente eh, i borghesi non possono mettere la questione su questo piano, per questo a scuola non ci spiegano... Non ce la spiegano con queste parole. Infatti, non sarebbe accettabile dalle, dalle larghe masse una spiegazione così cristallina e così chiara, perché metterebbe a nudo tutta una serie di contraddizioni di questo sistema. Ed è proprio per questo, come detto prima, eh, che questo velo di misticismo è utile per, per, nasconderne, per nasconderne il ruolo. Chiedo a Ons mi può dare i tempi perché non li sto vedendo. Eh. Ovviamente lo Stato, eh, quello che vediamo oggi, non è sempre esistito così. Eh, ci sono state varie evoluzioni, ci sono stati dei cambiamenti. Eh, se noi pensiamo agli stati dei sistemi schiavisti, come ad esempio poteva essere in Grecia, a Roma, erano, erano molto differenti eh, dagli stati che ci sono stati. Uh, scusate il gioco di parole, uh, durante il Medioevo sotto il feudalesimo. Quindi, così come gli stati presenti uh, nel Medioevo sotto il feudalesimo sono differenti da, dagli stati che invece abbiamo uh, al giorno d'oggi sotto il capitalismo, il capitalismo moderno. Il ruolo dello Stato in quanto arma di classe di qualsiasi classe dominante al potere però non è cambiato fondamentalmente. È cambiata la forma di oppressione, è cambiata la forma con cui questo si presenta oppure si cela, ma questo punto fondamentale in alcuna maniera è cambiato. Infatti le classi dominanti hanno sempre usato eh, lo Stato come arma contro le classi sfruttate. La cosa però che dobbiamo dire è che con le rivoluzioni, con uh, l'evoluzione storica dei vari sistemi economici, uh, ogni, ogni nuova classe dominante che si apprestava ad entrare nella scena storica, uh, così come possiamo pensare alla stessa borghesia uh, durante la Rivoluzione francese, per esempio, uh, nel prendere in mano le, le leve della società. Eh, e nel prendere in mano lo Stato non ha fatto altro che eh, trovare la maniera migliore per affinare eh, questo Stato e utilizzarlo al meglio nei, per i propri fini. E questo per l'appunto durante la Rivoluzione francese lo possiamo vedere in maniera piuttosto plastica, eh, ma così come durante tutte le rivoluzioni borghesi nello scontro fra la nuova democrazia borghese e i regimi invece preesistenti, la cosiddetta democrazia borghese. Eh, quando diciamo che lo Stato è violenza organizzata in difesa della proprietà privata, è perché è proprio in virtù eh, di questa violenza che la borghesia può mantenersi al potere. Eh, al potere. E in ciò, eh, così come nei sistemi passati, nei secoli passati, le forze armate non sono qualcosa di scollegato dallo Stato, bensì sono l'essenza fondamentale della sua esistenza. Eh, è riconosciuto che lo Stato eh, giuridicamente ha il monopolio della violenza. Questo monopolio eh, è fondamentale per lo Stato per poter assolvere la sua funzione per l'appunto di strumento di dominio e di contenimento. Della, della lotta di classe e di difesa degli interessi di una, di una minoranza. E infatti che cos'è che vuol dire l'espressione monopolio della violenza? Vuol dire che lo Stato è l'unico ente che può esercitare della violenza all'interno della società. Ed è importante soffermarci su questo passaggio proprio perché, come detto, ci fa capire come tutto ciò che fa lo Stato eh, in generale... È possibile in funzione del potere coercitivo che possiede e questo potere coercitivo gli è dato per l'appunto da, dalle forze armate eh, che possiede. Quindi, in maniera più specifica, possiamo dire che i corpi armati non sono qualcosa di astratto, non sono qualcosa di scollegato dall'intero sistema, bensì, sono il pilastro fondamentale eh, del potere della classe dominante. E quindi nel nostro caso nel potere della borghesia. Quindi le forze armate in realtà non si battono per i più deboli, e su questo anche torneremo, eh, né tantomeno per la pace, per la giustizia, eh, che sono tutte astrazioni per come vengono messe, per come vengono poste dalla retorica borghese, bensì si battono per difendere gli interessi della minoranza. Contro, contro la maggioranza. Possiamo dire che la polizia in questo sia per eccellenza la forza repressiva del movimento operaio e giovanile. E la nascita della polizia, tra l'altro, la vediamo strettamente collegata, la nascita di un apparato repressivo di questo tipo la vediamo strettamente collegata alle rivoluzioni borghesi attraverso cui la borghesia è salita al potere. Ad esempio la polizia metropolitana inglese che è stata per l'appunto la prima eh, nelle sue caratteristiche eh, a nascere da un punto di vista cronologico nella storia Ed è questo fatto è strettamente collegato a, al fatto che la rivoluzione industriale avvenne per, per la prima volta in Gran Bretagna e per cui la nuova classe dominante, la nuova classe emergente, la borghesia si trovò per prima a dover affrontare il nodo dello Stato. E la rivoluzione industriale inglese infatti eh, portò con sé una rapida proletarizzazione di larghi strati della popolazione. Eh, centinaia di migliaia di persone che prima erano relegati nella campagna si riversarono nelle strade londinesi per lavorare nelle neonate fabbriche. Uh, la nascita del, della polizia in Gran Bretagna, tra l'altro, è legata a doppio filo con un massacro sanguinario, che è quello uh, che c'è stato nel 1819 a, Peter, a, a St. Peter's, uh, che venne chiamato Massacro di Peterlo, e in cui... Uh, circa 80.000 manifestanti pacifici scesi in piazza per uh, il diritto al voto, peraltro, uh, sono stati attaccati da, in maniera piuttosto feroce da reparti della cavalleria inglese, e con svariati, svariati morti e centinaia di feriti. Ed è la reazione che questa violenza omicida ha suscitato negli strati popolari inglesi. A portare la borghesia a porsi il quesito di come affinare meglio eh, il proprio apparato repressivo, come usare meglio la violenza contro, contro i lavoratori, contro eh, i giovani, contro gli strati più popolari. Infatti i corpi armati che vennero usati lì erano sin troppo riconoscibili come uno strumento, uno strumento di repressione e, e quindi. Era perciò che la, la borghesia si trovò eh, davanti al compito di dover eh, creare un nuovo strumento di oppressione che invece fosse per l'appunto. E infatti si capì che piuttosto che usare eh, apparati dell'esercito eh, era meglio creare un corpo di agenti eh, infiltrati nella, nella comunità. Uh, quindi tra i lavoratori, tra i giovani, tra i disoccupati, uh, per identificare e isolare e reprimere i leader uh, delle varie rivolte e per uh, reprimere la lotta di classe proprio dall'interno dei quartieri in cui, in cui questa dai quartieri, e dalle fabbriche in cui questa si sviluppa. E, ed, è questo, ed è questa proprio la funzione. Uh, principale ed essenziale della, della, della polizia. Peraltro se noi andiamo a ripercorrere uh, in maniera veloce anche la nascita della polizia qui in Italia, uh, perché non è un caso strettamente britannico, vediamo come questa le prime forme, uh, almeno nel regno che poi si estese e poi si fece, prese l'incarico di così, per così dire, unificare, unificare l'Italia. Eh, vediamo che le prime, i primi corpi di polizia vennero creati nel regno, per l'appunto, di Sardegna nel 48, poi nel 52 eh, ci fu un'ulteriore riforma, ovviamente. Dal 61 in poi eh, vennero estesi eh, a, tutto, a tutto il resto d'Italia. E questo proprio perché. Uh, la borghesia italiana sia sulla base dell'esperienza inglese ma soprattutto perché venne allarmata dai moti del 48 si ritrovò anch'essa a dover uh, sbrigare questa, questa faccenda un ulteriore, un ulteriore elemento che possiamo aggiungere alla discussione peraltro è un dato storico, come ad esempio in, Pens in Pennsylvania, sappiamo che eh, c'era il diritto per i privati di assumere eh, dei poliziotti, reparti di polizia, eh, con il fine principale di stroncare gli scioperi e difendere quindi il diritto delle grandi aziende a sfruttare i lavoratori. Tutto questo era giustificato ed autorizzato dall'Assemblea Generale. Quello che ci viene detto è che i poliziotti sono persone ordinarie, è il vicino di casa che però la mattina prende la macchina, o il vicino la vicina ovviamente, e si mette l'uniforme. Peraltro viene data loro un uniforme che è diversa, da, dalle, che ha un colore diverso dalle altre, proprio perché eh, si deve distinguere da, dal... Dalle divise che si erano già sporcate di sangue agli occhi dei lavoratori, ovviamente tutto questo storicamente. Il ruolo della polizia non è cambiato, magari può essere cambiato il colore dell'uniforme, per l'appunto, possono essere cambiati i gradi che ci sono, eh, aspetti secondari rispetto a quello che ci interessa. Ovviamente ci sono paesi in cui Uh, la funzione della, della, funzione della polizia e, e il suo stato di corruzione i sopprusi che vengono portati avanti da questa sono particolarmente gravi però questo non vuol dire che il suo ruolo dipenda da, la, dalle specificità di questo di quel paese ma proprio uh, ma quello che dobbiamo capire è proprio che un apparato che svolge questa funzione in maniera sistemica e completamente legata eh, alle logiche del sistema in generale. Per questo noi non possiamo chiedere semplicemente di abolire la polizia, che sarebbe utopico, oltre che inutile, anche perché se noi eliminassimo in astratto la polizia di Stato italiana che esiste in questo momento, ne nascerebbe sicuramente un'altra. Uh, magari con un nome leggermente diverso, con, sempre con un altro colore della divisa, uh, ma con le stesse identiche funzioni. Uh, peraltro, uh, per capire quanto è importante uh, la polizia, quanto sono importanti le cosiddette forze dell'ordine, uh, che spesso ovviamente hanno funzioni diverse che tra l'esercito, ad esempio, e, e la polizia, seppure eh, siano sempre legati agli interessi della classe dominante, ci basta vedere anche il dato dei finanziamenti che vengono, che vengono elargiti a questi, a questi corpi. Infatti, in Italia, eh, l'organizzazione del cosiddetto ordine pubblico e della difesa costa Almeno 45 miliardi di euro l'anno. Questi dati sono molto ma molto a ribasso perché eh, sono dati che arrivano dal Ministero della Difesa. Dopodiché sappiamo che eh, tutta una serie di voci della spesa in armamenti piuttosto che altro viene inserito no, nel, nel bilancio del Ministero dell'Economia e dello Sviluppo. E tutto ciò eh, mentre scuola, sanità, servizi essenziali. Uh, per difendere effettivamente gli strati più oppressi, gli strati più sfruttati, gli strati più deboli uh, in questo sistema, subiscono tagli da anni. Uh, mentre invece dall'altra parte vediamo come per l'appunto le spese per, uh, per le forze dell'ordine uh, rimangano costanti e anzi crescano, crescano nel tempo. Uh, peraltro vediamo come per il 2020 ci sia un dato che vede le spese militari uh, aumentare del 6,4%, tutto questo mentre uh, in alcuna maniera è stato fatto nessun piano di potenziamento delle strutture ospedaliere che abbiamo. Uh, Dall'altra parte, la stessa, la stessa polizia, gli stessi carabinieri. Uh, prendono, a loro, vi, a loro viene, vengono elargiti fondi di dimensioni, di dimensioni simili uh, in, in totale tra polizia, carabinieri, guardia di finanza uh, ci sono all'incirca 20 miliardi di euro all'anno tutto ciò perché la necessità di armare un settore della società e sfruttarlo per mantenere l'ordine, è una necessità storica ed è una necessità concreta della, della classe dominante. E per l'appunto, come detto prima, se questo settore, eh, questo apparato repressivo, eh, fosse davvero eretto in difesa dei cittadini, non si capirebbe perché tra i, così, tra i pochi cosiddetti servizi, perché così vengono chiamati. Uh, sia l'unico i cui finanziamenti per l'appunto non callano mai. Forse comprare manganelli è più utile all'istruzione di assumere docenti o alla sanità di assumere infermieri e dottori oltre che potenziare gli ospedali per l'appunto. Sotto l'impatto dei grandi eventi, delle grandi mobilitazioni, il ruolo della polizia diventa chiaro agli occhi della maggioranza, uh, mentre in altri periodi... Uh, la polizia cerca per l'appunto di sembrare indipendente dalle parti in difesa degli indifesi e, e dei settori uh, più deboli della società. Ma questo vediamo bene che non è così, perché ogni qualvolta per l'appunto un movimento uh, scoppia ed è realmente pericoloso per, uh, per la borghesia, vediamo come questo viene stroncato, o meglio si cerca di, di reprimerlo, eh, a volte anche nel sangue, eh, sfruttando proprio i settori della borghesia, i settori della polizia, scusate. Io volevo eh, mostrarvi alcune immagini eh, che sono secondo me piuttosto eloquenti di quello che, di quello che sto dicendo. Queste innanzitutto eh, sono le proteste dei Black Lives Matter a Minneapolis e il conseguente anche incendio del, del commissariato anche se non è quello che viene mostrato nel, nell'immagine. Eh, però noi ripercorrendo la storia più, più attuale e gli eventi più attuali eh, che ci stanno intorno vediamo come per l'appunto il ruolo della polizia sia un ruolo sistemico che è indipendente eh, dallo stato in cui ci troviamo e dai partiti che sono, che sono al potere. Queste sono immagini eh, delle, delle proteste che ci sono state in Catalogna a partire dal primo ottobre del 2017, quando per l'appunto in seguito al referendum per, per l'indipendenza eh, che venne bloccato dal, dal governo centrale spagnolo, eh, una volta che... Le masse scesero scesero in piazza protestando contro contro questa manovra eh, a trovarli in piazza non erano politici onorevoli eh, disposti a dialogare disposti a trovare una cosiddetta mediazione bensì erano poliziotti in, in assetti anti sommossa e vediamo bene come il, il il cui ruolo non era semplicemente reprimere, reprimere la rivolta, ma dare un chiaro segnale a chiunque volesse scendere in piazza di quello che si sarebbe trovato. E penso che, queste, che le immagini spesso parlino anche e dimostrino molto più della semplice, della semplice parola. Queste invece sono immagini dal Cile in cui per l'appunto abbiamo visto un movimento di massa l'anno scorso, che, contro cui anch'esso, anche in questo caso, abbiamo visto come per l'appunto il presidente Piniera eh, abbia dispiegato larghe forze dell'ordine, cosiddette, eh, in difesa degli interessi della, della classe dominante. E peraltro foto di questo tipo le abbiamo viste... Uh, anche nel resto dell'America Latina che è stata attraversata uh, in molti paesi nell'ultimo nell periodo da grandi, da grandi mobilitazioni. Uh, Su questo, questo ci torneremo dopo. Queste invece uh, sono le manifestazioni che ci sono state in Algeria uh, nel, nell'anno scorso e anche l'anno prima uh, contro uh, All'epoca presidente eh, dell'Algeria, e abbiamo visto anche qui come la risposta sia stata per l'appunto quella di eh, far scendere in campo eh, poliziotti in tenute antisommossa contro manifestanti che manifestavano eh, in maniera pacifica il proprio, il proprio dissenso. E queste invece sono immagini dalla Palestina. Uh, e anche qui vediamo il ruolo uh, degli apparati repressivi israeliani contro, contro i palestinesi in lotta da decenni per, uh, per un proprio Stato, per una propria libertà. Queste uh, sono immagini invece che ci arrivano uh, dalla Francia e anche qui vediamo per l'appunto tutto quello che abbiamo visto prima, ovvero il ruolo fondamentale del, apparat degli apparati polizieschi. E se qualcuno ci dice che eh, queste sono cose che accadono al di fuori dell'Italia, mentre in Italia invece abbiamo una polizia buona, eh, il caso forse più celebre eh, che purtroppo possiamo, di cui purtroppo possiamo parlare è quello di Genova 2001 con l'uccisione di un giovane ragazzo, Carlo Giuliani, per mano della polizia per il semplice fatto che era sceso in piazza a protestare. Eh, tra l'altro, durante quelle mobilitazioni ci, ci sono state delle varie questioni riguardo ai black bloc, eccetera, che poi in realtà da successive indagini si sono rivelati. Poliziotti che durante, prima della manifestazione eh, si mettevano tutte nere e per, per giustificare la, la successiva repressione. Questo non siamo noi a dirlo, ma sono per l'appunto le indagini. E questa è per, eh, proprio la foto del momento in cui, in cui venne ucciso questo ragazzo. Questa invece è la foto di qualche giorno dopo, eh, della scuola Diaz. Di in cui 500 uomini armati, eh, tra carabinieri e poliziotti, fecero irruzione in una scuola che per l'appunto la scuola Diaz, eh, che era, aveva la funzione di dormitorio per eh, i manifestanti che erano scesi a Genova. Eh, non c'erano armi, eh, che era questa la giustificazione con cui si era cercato di... Di, di, per appunto giustificare eh, questo attacco l'unica cosa che le uniche due cose che vennero trovate sono state due molotov che da successive indagini è stato riportato che erano state messe lì eh, da alcuni poliziotti e questo massacro Uh, questa azione repressiva non è stata il frutto semplice di un eccesso di zelo, se vogliamo dire di un poliziotto, di un eccesso di, di violenza da parte magari di una squadra di polizia. Infatti, le indagini hanno poi mostrato come accanto attorno a questa questione ci fossero i più alti vertici della polizia, i più alti vertici dello Stato, molti dei poliziotti che erano incaricati. Che hanno svolto questa funzione, vennero poi in realtà premiati da, dallo Stato, o comunque nel, nel migliore dei casi, non vennero in alcuna maniera perseguiti. Tra l'altro, consiglio la visione di un film che è Diaz, di che, seppure non affronti eh, la questione politica in, eh, intorno a quella mobilitazione, però mostra in maniera piuttosto vivida. Eh, quella che è stata la notte che hanno dovuto vivere quelle 93 persone all'interno di quella scuola. E come detto prima, un eccesso così grande di violenza non è semplicemente utile alla classe dominante per contenere quella mobilitazione in sé, bensì eh, è fondamentale per la classe dominante proprio per dare un avvertimento a tutta la società, a chiunque volesse ribellarsi. A questo sistema. Il significato eh, della Diaz, il significato di Carlo Giuliani, eh, il significato di tutte le repressioni che ci sono state in Italia, ma in tutto il mondo è uno solo, ovvero che se ti ribelli, eh, l'unica cosa che otterrai da noi sarà il manganello, saranno, saranno i proiettili. E in questo senso, qui non dobbiamo neanche meravigliarci del fatto che, Uh, che, questi, che questi poliziotti uh, non vengono poi puniti dallo Stato. Infatti, anzi, lo Stato li legittima, all'interno della polizia uh, vengono premiati, uh, vengono visti come quasi degli eroi, ma proprio perché lo Stato in alcuna maniera può permettersi di dimostrarsi disarmato di fronte alla maggioranza della popolazione perché in fin, in fin dei conti il nemico oggettivo dello Stato è la classe operaia e quindi in questo senso qui davanti alla classe operaia, davanti ai giovani, deve mostrarsi fermo e deve mostrarsi in tutte le maniere capace di contenere qualsiasi aspirazione ad, un, ad una società diversa. E in ultima analisi questa è la giustizia borghese ed è questo. L'ordine che, che vuole difendere lo Stato e che vogliono difendere gli apparati di polizia, l'esercito, eh, eccetera. Questo però non sempre in realtà ha il risultato sperato dalla borghesia. Infatti, spesso diventa materiale ulteriormente infiammabile che alimenta le proteste e fa sì che chi non si è mobilitato magari nei giorni prima lo faccia in solidarietà e quindi scendano in piazza ancora più persone in solidarietà ai propri alleati di classe. Questo negli Stati Uniti l'abbiamo visto in maniera piuttosto, piuttosto chiara. Infatti il ruolo che hanno avuto gli apparati di repressione ha fatto sì che venissero smascherati gli interessi di questo sistema. Tant'è vero che nel giro di, di pochi giorni eh, le manifestazioni sono state così radicali, così gigantesche che la Casa Bianca ha dovuto spegnere le luci per una notte per paura degli attacchi. E il presidente Trump, che eh, aveva passato dei giorni a, a dire che avrebbe represso nel sangue eh, chiunque si fosse mobilitato, si è rifugiato in un bunker sottoterra. E insomma, questo per la storia degli Stati Uniti penso che non sia qualcosa all'ordine dei giorni ed è un, un altro dato piuttosto, piuttosto interessante. Per svolgere questo ruolo di repressione, questo ruolo, di, questo ruolo violento, lo stat, eh, la, la, la polizia non può arruolare chiunque non, eh, e non può mantenere all'interno del suo corpo un clima qualunque. Infatti, eh, quello che seleziona per sé eh, sono agenti dalle caratteristiche razionarie. Tant'è vero che vengono fatti tutta una serie di test psicologici eh, per, per chi si vuole arruolare nell'arma, in cui per l'appunto si verifica... Che, che questi nuovi poliziotti abbiano le caratteristiche di fedeltà al sistema, di fedeltà allo Stato e quindi di, fe, di fedeltà in ultima analisi alla classe dominante e soprattutto di fedeltà anche ai vertici più alti. Infatti all'interno di questi corpi mantenere l'ordine, mantenere un clima, un clima austero al proprio interno è piuttosto, piuttosto importante. Come se non bastasse all'interno di questi corpi stessi, eh, questi poliziotti, questi agenti vengono educati, vengono addestrati in un clima che è estremamente reazionario. Vengono educati al disprezzo di classe, al disprezzo dei settori più disagiati, vengono educati all'odio di classe. Eh, ovviamente non tutti i poliziotti sono così. Eh, infatti ci sono molti poliziotti che arrivano magari da famiglie operaie. Uh, sottoproletarie uh, che si sono arruolati semplicemente in cerca di, di un lavoro stabile di una condizione di vita magari più stabile o perché no uh, ci sono anche poliziotti che si arruolano perché hanno delle illusioni uh, nella possibilità di poter sfruttare questo lavoro per uh, dare un contributo a migliorare a migliorare il mondo però questo non cambia Uh, in alcuna maniera la sostanza del ruolo della polizia. Infatti, uh, la natura del lavoro poliziesco fa sì che uh, questi, questi individui vengano completamente come dire, ostracizzati quando cercano di, di fare qualcosa di buono, se così vogliamo dire, per dirla in termini semplici, e proprio perché il suo ruolo. È quello di. il ruolo della polizia è quello di disciplinare la, la classe operaia, e, e in ciò vengono, vengono promosse fra i poliziotti le idee più reazionarie eh, a partire dal, dal razzismo, dalle ideologie fasciste, eh, così come eh, all'odio verso magari i settori più disagiati, come possono essere i tossicodipendenti. Uh, e vengono educati per l'appunto all'uso della violenza indiscriminata verso, verso tutti questi settori. Tant'è vero che anche in quest'ottica in quest si inseriscono anche tutta una serie di omicidi, ad esempio per mano della polizia italiana, come possono essere stati il caso di Stefano Cucchi piuttosto che eh, Giuseppe Uva, che, piuttosto che Aldrovandi e si anche, se ne potrebbero citare anche altri. Uh, le violenze della polizia quindi non sono macchie su una divisa pulita, ma in realtà sono l'essenza del marciume di questa istituzione, sono il suo carattere fondamentale, sono il suo carattere normale. E tuttavia, come, come detto prima, uh, presa questa visione... Dobbiamo anche saper analizzare uh, i vari casi che si possono, che si possono creare. Uh, infatti, storicamente, ad esempio, nel, a Boston nel, nel 19 del, del secolo scorso, uh, la spaccatura di classe fra poliziotti che appartenevano a famiglie di lavoratori, fra poliziotti che quindi appartenevano alla nostra classe, questa spaccatura, la spaccatura di classe, si è fatta evidente eh, storicamente in, nelle mobilitazioni, negli scioperi che ci sono stati a Boston per l'appunto nel, nel 19, abbiamo visto interi settori di questi, di questi poliziotti che sono scesi in piazza eh, accanto ai, ai lavoratori. E in questo i marxisti hanno... Uh, hanno rivendicato sindacati polizieschi, l'organizzazione dei lavoratori, ovviamente ben differenti da quelli che esistono oggi, uh, l'organizzazione dei, dei poliziotti in maniera collegata ai lavoratori, ma non l'hanno rivendicata uh, in maniera astratta, bensì in maniera strettamente collegata uh, al, superamento, al superamento di questo sistema. Però, nonostante questo episodio piuttosto interessante, la classe dominante, una volta che si è ripresa, e una volta che, come un pugile assordito, eh, ha ripreso in mano la situazione, ha fatto subito fuori i poliziotti più, radi più radicali e vennero per l'appunto riselezionati i settori più razionari e più, e più violenti. Eh, la polizia. Uh, è strettamente collegata alle altre parti dello Stato l'esercito, le carceri, i tribunali, ma non solo infatti è strettamente collegata alla classe dominante, ai suoi elementi uh, molteplici sono gli esempi di, di poliziotti di alto rango che poi vengono, uh, vengono reclutati all'interno delle aziende vengono... Uh, quindi viene dato loro, vengono dati i lavor, loro lavori di gestione di queste aziende proprio in virtù della, funzione e di, della loro funzione precedente all'interno dei corpi polizieschi, così come uh, sulla questione dei finanziamenti di cui, di cui abbiamo detto prima. E quindi per l'appunto la polizia è collegata da mille fili. Alla, alla classe dominante in alcuna maniera si può staccare come corpo e come e quindi come sua funzione da, da questo perciò noi eh, da tutto ciò noi quello che possiamo trarre è che la polizia come il resto dell'apparato borghese eh, statale non può essere in alcuna maniera eh, riformato dal suo ruolo di arma della borghesia eh, in alcuna maniera Può essere riformato in qualcosa che può difendere gli interessi dei lavoratori. È vero, ci possono essere delle piccole conquiste, eh, delle, magari anche eh, più importanti in seguito a dei movimenti di massa, ci possono essere delle leggere riforme, però sono tutte riforme secondarie eh, che, per l'appunto, in alcuna maniera cambiano la natura. La natura complessiva dello, della polizia e soprattutto sono riforme che hanno una scadenza temporanea piuttosto legata al, al riflusso del, del movimento di massa. E perciò pensare di utilizzare le istituzioni borghesi contro la stessa borghesia penso che sia fantascienza. Eh, lo Stato è stato costruito, si è evoluto e raffinato nei secoli per, per svolgere questa funzione. Uh, ovviamente, uh, si possono per l'appunto uh, sfruttare alcuni, alcuni spazi dello Stato, uh, come il Parlamento, eccetera, per guadagnare un consenso, per guadagnare il consenso dei lavoratori, per fare una battaglia, per costruire. Uh, L'alternativa, dopodiché la, ne la necessità di abbattere questo, questo stato in tutte le sue, tutte le sue appendici è, è una necessità fondamentale e in alcuna maniera inaggirabile. Uh, poi, uh, come detto prima, ci, sono, ci possono essere dei momenti in cui il movimento di massa uh, piega. Uh, lo Stato a proprio favore. E questo innanzitutto è indice della, della forza della classe lavoratrice, dei giovani, uh, quando questi si muovono nella scena, nella scena della storia. Ad esempio a Minneapolis, in seguito alle mobilitazioni, il Partito Democratico che, ha, uh, che governa lì uh, aveva promesso di chiudere il Dipartimento di Polizia della Società. E anche, se, eh, della, di quella città, scusate. e anche se questo non è stato fatto, è un dato rilevante che per l'appunto negli Stati Uniti venga fatta, venga fatta questa, questa dichiarazione. Però, come detto prima, il nostro obiettivo quindi è di abbattere eh, questo intero apparato. Ovviamente ci si potrebbe e ci si deve chiedere eh, come si può abolire la polizia, cioè dilagherebbe il crimine, questa potrebbe essere... Eh, una prima questione che viene, che viene sollevata. Però in realtà i dati che abbiamo ci dicono che il numero di poliziotti e il tasso di criminalità nei vari paesi non hanno alcun, alcun legame. Anzi, spesso i paesi che più investono nelle forze dell'ordine sono quelli che hanno più atti di criminalità. Eh, questo dato del tasso di criminalità invece... È strettamente collegato alla situazione di disagio che vivono larghi strati della popolazione per colpa di questo, colpa di questo sistema. Ed è quindi in questo senso che quindi maggiori forze dell'ordine in realtà spesso vuol dire maggiore, maggiore criminalità proprio per la situazione oggettiva di, di oppressione, di disagio, di disagio economico. Se la società garantisse condizioni di vita migliori non ci sarebbe la necessità. Uh, per, molti, per molte persone di doversi arrischiare in piccoli crimini come possono essere uh, i furti piuttosto che lo spaccio e tutta un'altra tutta un'altra serie di cose uh, ovviamente questo non vuol dire che uh, verrebbe eliminato completamente del tutto magari ci può essere un caso all'anno per dire uh, di questo tipo però per l'appunto, questi, questi crimini diventerebbero talmente piccoli e talmente di piccola dimensione che sarebbe assolutamente possibile gestirli all'interno della società stessa senza bisogno di enti terzi. Basti pensare che, ad esempio, nei quartieri popolari, quando succedono dei litigi eh, fra vicini, eccetera, non viene subito chiamata la polizia, alla fine quello quello che succede è che spesso queste situazioni vengono gestite fra, fra, il, vicinato, fra il vicinato stesso. Eh, però il punto fondamentale è proprio che eh, in una società diversa eh, il fatto che si, possa, si, potrebbe eh, si potrebbero garantire condizioni di vita migliori cambierebbero completamente la natura, la natura e la dimensione. Di, di questo fenomeno. Ora però dobbiamo anche chiederci: eh, quale può essere l'alternativa eh, per i lavoratori, co come si può rimpiazzare lo Stato e questa è una questione concreta eh, da discutere, così come, così come tutte le altre. E questo storicamente l'abbiamo visto varie volte. Eh, nel 1905, con la rivoluzione russa, Così come eh, durante il Biennio Rosso, eh, qui in Italia questa questione è stata sollevata in maniera implicita dal, dal movimento operaio. Infatti, eh, con lo scoppio delle grandi mobilitazioni, subito si sono venuti a creare degli organi, eh, eh, grazie, degli organi di, di gestione eh, delle varie fabbriche e quindi dei consigli per l'appunto di fabbrica attraverso cui si gestiva uh, l'economia. E questo storicamente avviene uh, con, uh, con le grandi mobilitazioni, uh, così a Minneapolis abbiamo visto servizi d'ordine coordinati, questi, tutti questi embrioni di potere statale, Proprio vengono, nascono uh, dalla necessità concreta di organizzarsi contro la violenza, la violenza della borghesia. Così come i Cabildo Abiertos uh, in America Latina, i CDR in Catalogna e tutta una serie, tutta una serie di, di, altri, di altri esempi che si, che si possono fare. Uh, e quindi. Uh, però in, uh, in tutto ciò c'è una necessità fondamentale che è quella di organizzare questi, questi apparati, di organizzare uh, questi elementi e vanno organizzati nello stato dei lavoratori, in uno stato operaio che faccia in tutto e per tutto gli interessi dei lavoratori e sia completamente gestito da questi. A differenza però di quanto viene propagandato. Sulla, esperienza della base, sulla base dell'esperienza della degenerazione stalinista, noi non crediamo che lo Stato operaio debba essere uno Stato mastodontico, il glorioso Stato che si infiltra nelle vite di tutti. Infatti noi rigettiamo completamente questa, questa lettura che peraltro è assolutamente aliena al pensiero di Lenin. Eh, leggendo Stato e Rivoluzione, questo lo si, può, lo si può ben capire. Infatti, lo Stato, dal momento che esiste eh, nella misura in cui eh, sussistono le classi, quindi il conflitto di classi, eh, non, non può svolgere più alcuna funzione eh, nel momento invece in cui queste classi vengono meno e quindi vengono, viene abolita la, la società di classe. E quindi, con la vittoria del socialismo. E con la vittoria dei, dei lavoratori di, e quindi con l'instaurazione di, di un nuovo sistema eh, il fatto che vengano meno le classi, venga meno il conflitto di classe prepara la base affinché lo Stato si dissolva, si dissolva in, maniera, in maniera completa. Eh, in ultima analisi vado a chiudere perché eh, ho già preso del tempo. Non si può abolire lo Stato e la polizia senza abolire lo scontro di classe. E così come non si può abolire lo scontro di classe, quindi il capitalismo, senza abolire lo Stato borghese che abbiamo, che abbiamo in questo momento. Uh, in, altresì sarebbe, sarebbe una, semplice, una semplice astrazione. E in questo, quindi... Uh, il ruolo della discussione, il ruolo della formazione, il ruolo uh, che deve, che dobbiamo, uh, che ha anche questa, questa discussione e altre, è proprio quello di elaborare gli strumenti necessari per, uh, per, questo, uh, per questo superamento. Noi appoggiamo gli slogan delle masse statunitensi, appoggiamo la loro lotta e ne facciamo parte in quanto, in quanto lavoratori, in quanto studenti, così come le lotte di, di tutti gli altri. Eh, popoli e, e di tutte le, eh, della classe lavoratrice eh, in, tutti altri, in tutti gli altri paesi. Però a queste lotte serve una direzione, un programma, eh, così come è stato nel, nel 17, che possa rispondere ai quesiti eh, da, cui è partita, da cui è partita questa discussione. E, ed è per questo che noi discutiamo attraverso questi cicli e all'interno della nostra organizzazione di questi temi. Eh, ci rifacciamo al, ai classici dei grandi rivoluzionari, alla storia delle grandi rivoluzioni, non in maniera astratta, bensì per eh, elaborare eh, le giuste idee, il giusto programma per eh, una classe lavoratrice che è sempre più in fermento ed è sempre più prossima eh, alla vittoria. Ok, grazie Ezu, adesso diamo spazio al dibattito e ripeto per chi volesse segnarsi, partecipanti, tre pallini in basso a destra, alzatene la mano. Per adesso ehm, ho pochi segnati, quindi c'è spazio per gli interventi. Adesso do la parola a Daniele Argenio e ehm, si prepara Emilio Di Lorenzo. E salve a tutti, ringrazio Ezio per la relazione e ONSA per la parola. Io mi chiamo Daniele e sono un compagno di Sinistra Classe Rivoluzione. E penso che mh, veramente nella sua introduzione Ezio ha mh, ben presentato tutta una serie di considerazioni attorno alla polizia, allo Stato e la concezione marxista eh, di queste istituzioni. E penso sia importante saper calare proprio questo dibattito e creare queste considerazioni appunto nel dibattito che vediamo nel movimento eh, negli Stati Uniti. Eh, e proprio nel movimento Black Lives Matter e eh, in generale, e nel movimento che ha in questi mesi gli Stati Uniti, abbiamo visto varie pro proposte e varie considerazioni proprio sul tema della polizia e della repressione. Eh, come accennava Ezzu c'è una parte del movimento che forse potremmo definire una parte della sua leadership, eh, che propone di definanziare la polizia, mentre eh, una parte significativa di manifestanti, eh, richiamati poi da alcuni settori di movimento che noi richiameremo vicini alla posizione dell'anarchismo, eh, rivendicano la, lo slogan di abolire la polizia. Eh, io penso che noi come marxisti, e come effettivamente poi fanno i compagni della nostra internazionale, della tendenza marxista internazionale negli Stati Uniti, eh, possiamo intervenire eh, in questo dibattito con le nostre posizioni. Eh, infatti, se sicuramente eh, definanziare la polizia è una misura debole, eh, anche eh, la parola d'ordine di eh, abolire la polizia eh, risulta molto problematica eh, in, in questo contesto. Eh, come ha spiegato Ezio, lo Stato è una forza che nasce dalla divisione della società in classe e dalla necessità eh, di chi detiene i mezzi di produzione di proteggere eh, la proprietà privata. E, eh, così, eh, questo cosa significa? Come lui ben spiegava, la, polizia, la necessità dello Stato e quindi della polizia dei corpi di uomini armati eh, rimarrà finché eh, la società sarà divisa in classi. Eh, chiaramente, eh, noi riflettiamo sulla necessità che quindi per noi è necessaria una trasformazione della società e la necessità di un processo rivoluzionario che porti eh, i lavoratori al potere. Ma è chiaro che anche quando i lavoratori saranno al potere ci sarà la necessità di uno Stato e lo Stato non sarà immediatamente abolito l'idea che da un giorno all'altro attraverso un processo rivoluzionario lo Stato può essere abolito è un'idea che è tradizionale del movimento anarchico ma per noi è un'idea utopista che ignora le relazioni sociali che hanno portato proprio alla creazione dello Stato, quello che ben spiegava Ezio e eh, su questo ci sono esempi di tanti movimenti rivoluzionari della storia a partire dalla rivoluzione d'Ottobre in Russia ma non solo quando la maggioranza della classe operaia è al potere, eh, durante un periodo di transizione continuano a esistere gli antagonismi di classe e i lavoratori hanno bisogno di uno Stato per difendersi dalla contro-rivoluzione della minoranza borghese e per gestire la società. Inoltre, come spiegavano appunto in Russia durante la rivoluzione di ottobre grandi rivoluzionari come Lenin e Trotsky, la, lo Stato è anche necessario per aumentare le forze produttive, contribuire allo sviluppo e raggiungere quella sovrabbondanza che è necessaria per edificare la nuova società. Società socialista. Su queste basi eh, la società in classe eh, scompare progressivamente e con quello anche lo Stato. Eh, durante eh, chiaramente questo periodo di transizione, come era in Russia, appunto, dopo la rivoluzione d'ottobre, la polizia capitalista sarà ovviamente abolita. Eh, ma con questo si intende la, quello che per noi in Italia, per esempio, è la polizia di Stato, le istituzioni attuali. Eh, lo Stato nel suo insieme. Hanno necessità di organi di sicurezza e non può essere abolito semplicemente, senza appunto, come diciamo prima, eliminare le condizioni materiali che danno origine a queste istituzioni. Durante questo periodo di transizione, la sicurezza sarà organizzata dal basso eh, verso l'alto, alla classe operaia attraverso i suoi organi democratici. Eh, questi organi di sicurezza mh, potranno chiamarsi pulizia eh, ma mh, perché vuole rompere con eh, gli organi capitalisti. Ma per quanto possa avere un nome più adatto. Alla sua funzione di difesa della classe operaia del socialismo, rimane la risposta a una necessità reale. Infatti, noi non siamo pacifisti utopisti. Eh, le guardie di difesa dei lavoratori avranno necessità, come fece appunto in Russia, di utilizzare la forza quando necessario per compiere il proprio dovere. Ma costoro sono democraticamente responsabili eh, nei confronti della classe operaia, come erano in Russia nei confronti dei soviet, delle assemblee eh, dei lavoratori. Non saranno un corpo violento e strano al movimento, come invece diventerà poi invece successivamente nella Russia di Stalin il KGB, la, la GPU, strumenti della burocrazia per opprimere la classe operaia. Eh, questo, fra l'altro, è una delle considerazioni che fa Lenin quando dice che lo Stato socialista non deve avere un esercito permanente, ma un popolo armato. Fra l'altro, tutte queste, queste serie di riflessioni, eh, spiegazioni meglio e maia più estesa di come posso farlo io adesso, sono presentate in un articolo dei nostri compagni americani, eh, che poi se vorrete eh, potrò condividere dopo in chat, che si chiama How Can the Working Class eh, Police Terror? E come è possibile abolire la polizia? Come dicevamo, eh, la storia dimostra che tutte le riforme significative sono un sottoprodotto della rivoluzione o della minaccia della stessa. Ma finché la classe dominante rimane al potere, eh, qualsiasi riforma rischia poi eh, di, di rientrare sotto eh, la pressione della classe dominante. Eh, e la necessità dello Stato e della polizia è intrinseca eh, nel sistema capitalista. Eh, come lo sono, il razzismo e eh, tutti i sintomi di una malattia sociale più profonda cioè l'impasse storica di questo sistema che ha esaurito l'impossibilità di promuovere il progresso umano generale questa è la causa principale ondate di sconvolgimenti sociali che ha travolto il mondo negli ultimi anni e la forza trainante continua a spingere ogni paese compresi gli Stati Uniti verso una rivoluzione socialista come hanno dimostrato gli eventi di questi mesi di cui parlava anche Ezio milioni di persone hanno capito che stratificare un'istituzione con la polizia non è semplice come approvare una legge o un ordine esecutivo nei limiti dello status quo e quindi non è possibile abolire la polizia lasciando intatti tutte le leggi in vigore o la società che le ha prodotte. Eh, L'approvazione privata della ricchezza nella nostra società e la necessità di difenderla eh, fa parte proprio della base del dominio capitalistico. Eh, ecco perché ogni sforzo per scelgere di disarmare la polizia è prodotto da sua lotta di massa per formare un governo di lavoratori, per formare comitati di difesa di quartiere è composto da lavoratori sindacalizzati, dai lavoratori non organizzati, da giovani, da studenti e disoccupati. E questo sarebbe un componente essenziale eh, di questa lotta. Questi segnano inizi di quello che noi marxisti chiamiamo il dualismo di potere, l'embrione di un futuro potere operaio, in opposizione allo Stato dei capitalisti, eh, sull'esempio delle grandi rivoluzioni del passato. Eh, questo modo di porre la questione si collega al sentimento di milioni di persone che sono rimaste sconvolte dall'azione della polizia e sono giunte alla corretta conclusione che queste istituzioni non possono essere riformate. Questa corretta conclusione rivoluzionaria si riflette poi nel confuso slogan dell'abolizione della polizia, ma, la, ma eh, le persone evidentemente eh, non hanno portato avanti sempre una riflessione su cosa eh, significa esattamente questo slogan. Eh, io penso e eh, come penso faccio i nostri compagni negli Stati Uniti, sia necessario discutere con queste persone a partire dall'idea che avete ragione la polizia non può essere riformata che è una parte intrinseca dello stocapitalista che è il razzismo del suo DNA come diceva Malcolm X, non si può avere il capitalismo senza il razzismo quindi non si può abolire la polizia senza abolire il capitalismo se volete davvero abolire la polizia allora è necessario unirsi nella lotta per abolire il capitalismo e costruire una società socialista. Eh, chiaramente questo slogan, abolire la polizia, per essere un'utilità per criticare la burocrazia riformista eh, di Black Lives Matter, che ha proposto lo slogan appunto di finanziare la polizia. Ma è importante partire da questo slogan per sviluppare un ragionamento che arriva alla necessità di lottare per trasformare la società. E, e proprio penso a discussioni come di questa. E riflessioni come quelle che facciamo oggi sono, possono essere molto utili per affilare le nostre armi politiche, eh, crescere po politicamente e mobilitarci in questi tempi rivoluzionari. Vi ringrazio molto. Grazie mille Daniele, parlavo senza microfono. Ora c'è Emilio Di Lorenzo e si prepara Massimo Pieri. Sì, buonasera a tutti, spero che mi sentiate e mi vediate. Eh, io sono Emilio, sono anche un compagno di Sinistra Classe Rivoluzione. Eh, allora, Enzo diceva ovviamente delle cose molto giuste nella, nella sua relazione, in particolare sul, sul, ruolo, sul ruolo dello Stato che è quello storicamente di aver represso il conflitto sociale che, conflitto sociale che esiste tra la borghesia e la, il proletariato. Eh, nella misura in cui il conflitto sociale, o in altre parole la lotta di classe, è lo strumento poi che può far vacillare o distruggere il dominio stesso della, della borghesia. Eh, I distaccamenti di uomini speciali di cui... Uh, anche Lenin parla nel, nel, nel suo scritto, cioè appunto la polizia, l'esercito, eccetera, uh, non nascono e non si formano in maniera naturale con, con lo Stato, ma uh, sono loro stessi il frutto di uno, di uno, dello sviluppo del capitalismo e dello sviluppo della, della lotta di classe. Uh, sono stati nominati vari esempi, la Gran Bretagna, eccetera. Io volevo approfondire proprio l'esempio degli Stati Uniti. Uh, che comunque, diciamo, anche per, uh, per la discussione ha un'importanza un fondamentale visto anche quello che sta accadendo in questi giorni. Uh, e nei fatti, di come poi il corpo di polizia si forma nel, uh, negli, Stati, negli Stati Uniti. Uh, dalla sua formazione come nazione indipendente fino alla metà dell'Ottocento, dell uh, la polizia era una forza esigua negli Stati Uniti, uh, fondamentalmente i latifondisti, che erano diciamo, Uh, il, il, il nucleo economico del, dell'allora, appunto, degli allora eh, Stati Uniti si dotavano fondamentalmente di guardie personali private che eh, servivano principalmente a tenere a bada gli schiavi o eh, i lavoratori. Eh, con la formazione, diciamo, progressiva di un tessuto industriale e l'aumento della forza lavoro, cominciarono a cambiare un, un po' di cose. Finché appunto si trattava di piccoli disordini o semplici fortarelli, le guardie private o i detective che erano a soldo dei padroni potevano tranquillamente gestire, gestire la situazione. Eh, nel momento in cui la classe operaia cominciò ad organizzarsi collettivamente e eh, a programmare gli scioperi, eh, le guardie private non bastavano più. Uh, uno dei momenti essenziali fu di sicuro nel 1877 uh, con la programmazione dello sciopero generale dei ferrovieri che fu indetto uh, contro l'abbassamento dei, dei salari. Uh, inizialmente in, in Virginia uh, lo sciopero appunto si, si allargò a uh, diversi appunto spazi all'interno degli Stati Uniti, coinvolse migliaia di lavoratori e anche i loro, i loro familiari, quindi diciamo un uh, tessuto urbano piuttosto consistente. Uh, ecco, per sedare questa, questa rivolta non bastavano appunto le guardie private uh, dei, dei padroni, ma dovette intervenire uh, la Guardia Federale Nazionale uh, inviata dal Presidente Ayes allora. Fu la prima volta nella storia del, degli Stati Uniti che una forza pubblica venne impiegata per spedare un conflitto di natura economica e reprimere, reprimere uno sciopero. Ancora nello sciopero di Homestead, eh, un'acciaieria in Pennsylvania del 1892, eh, i lavoratori si trovavano in un picchetto di fronte, di fronte a una fabbrica proprio per ottenere un rinnovo del contratto. Uh, il padrone per abbattere appunto il picchetto e permettere ai crumieri uh, di, ritornare, di ritornare al lavoro uh, ingaggiò una forza di polizia privata che fu armata di carabine uh, e uh, inviata appunto a scontrarsi con, con gli scioperanti per far riprendere la, la produzione. Uh, dopo vari scontri, circa 5.000 scioperanti con pochissime armi utilizzando essenzialmente. Uh, sassi e attrezzi di, di fortuna, uh, costrinse appunto questa, questa forza di polizia privata ad arrendersi e ancora una volta uh, dovette intervenire la, uh, la polizia pubblica che appunto proteste i brumili uh, e ingaggiarono altri lavoratori disposti a, farsi la, a, far, a lavorare appunto uh, ad, uno ad uno stipendio minore, e fece riprendere la, uh, la produzione. Nei fatti, eh, verso la fine del, dell'Ottocento, tra i padroni eh, dell'epoca si fece strada l'idea che dovessero utilizzare una fetta delle tasse che appunto pagavano allo Stato per iniziare a finanziare una forza militare interna al paese eh, che, nel momento necessario, potesse essere schierata per sedare qualsiasi tentativo di mobilitazione da parte dei, dei lavoratori. Uh, fino allora la polizia, diciamo, come uh, forza pubblica uh, era appunto, diciamo, legata al, um, essenzialmente ai, um, alle, ai comuni che venivano eletti, cioè appunto ai rappresentanti comunali, ai consigli comunali che venivano eletti. Uh, in quel momento per i padroni era necessario distaccare appunto la forza di polizia dal... Suo legame appunto con i consigli, i consigli comunali, eh, in modo da poter usufruire di questa forza nel momento in cui era necessario. E quindi si fece avanti la parola d'ordine della professionalizzazione, cioè appunto vennero, eh, ci fu un massiccio reclutamento, soprattutto da parte di quelli che erano eh, le, i vecchi mercenari eh, e anche diciamo elementi appunto del sottoproletariato urbano, ma anche eh, varie diciamo. Um, vari diciamo, pezzi della piccola borghesia che nei fatti furono armati addestrati in maniera uh, militare e uh, allo stesso tempo si cominciarono a istituire le caserme uh, nei maggiori centri urbani, le prigioni eccetera uh, infatti come dice Engels in un altro scritto che credo che si colleghi molto alla discussione che stiamo facendo che è uh, l'origine della famiglia, dello Stato e della proprietà privata Uh, lui dice che la forza pubblica si rafforza nella misura in cui gli antagonismi di classe all'interno dello Stato si acquisiscono e gli Stati fra di loro confinanti diventano più grandi e popolosi. Questo un po', diciamo, um, rispecchia un po' il processo che ho uh, spiegato, spiegato fino adesso. Uh, e se andiamo diciamo, ad analizzare uh, sotto la lente dell'ingrandimento anche il percorso storico degli Stati Uniti, notiamo che uh, la polizia appunto divenne pienamente efficace uh, nei primi anni 30 del Novecento, uh, quando il movimento operaio statunitense era in, diciamo, in forte fermento e uh, negli scioperi, nelle manifestazioni appunto che, che si sviluppavano i poliziotti puntavano in particolare ai sindacalisti dell'IVV, dell'Industrial Workers of the World, eh, che era un sindacato che si caratterizzava per idee estremamente radicali e molto, e molto combattivi, eh, e eh, in particolare proprio i militanti di questi sindacati, quelli che magari avevano anche dei ruoli, dei ruoli di direzione, erano quelli che venivano eh, messi, presi diciamo, di, di mira dalla, dalla polizia, venivano incarcerati e... Uh, nei fatti, subivano le, le, peggiori, le peggiori torture. Uh, ecco, nel, nel corso degli anni uh, l'apparato poliziesco, o come uh, li, chiamano, li chiama Lenin: i distaccamenti di, di uomini armati uh, diventa diciamo, una, uh, una struttura sempre più accurata, e sempre più complessa, con prigioni ma anche nuovi organismi di. Eh, controllo e reversione che si differenziano molto tra, tra di loro ma che rispondono anche a dei bisogni necessari all'interno appunto delle contraddizioni del, del, del capitalismo. Oggi vediamo come la polizia nel, negli Stati Uniti in particolare eh, svolge le sue mansioni di controllo e repressione principalmente nei quartieri della, della working class o eh, nei quartieri dove vivono le comunità eh, afroamericane. E uh, dove appunto c'è la fascia più povera della, della popolazione. Questo perché li fa vivere in un contesto fondamentalmente di emarginazione sociale in cui li costringe il, il capitalismo e di criminalizzazione. Uh, ma allo stesso tempo, um, anche per uh, le contraddizioni che si accumulano all'interno di, uh, di questi quartieri, in generale, nella società. Proprio questi quartieri diventano appunto il, uh, il nucleo, l'origine uh, appunto di, uh, di un rischio di esplosioni, di esplosioni sociali. E lo abbiamo visto chiaramente nel, negli Stati Uniti d'America con quello che sta accadendo nell'ultimo uh, nell periodo. Uh, ciò non toglie ovviamente che se domani uh, negli Stati Uniti, ma anche in qualsiasi altra parte del mondo, uh, dovesse iniziare appunto un'ondata di, di scioperi, e uh, appunto il ritorno in, uh, in campo della, della lotta di classe organizzata uh, dai lavoratori e uh, dai, dai sindacati, e la polizia non esiterebbe a ritornare diciamo, ai, propri, ai vecchi metodi e a iniziare a manganellare uh, i lavoratori e a colpire gli attivisti politici e sindacali. Uh, Un'ultima cosa, secondo me va aggiunta, perché uh, secondo me è importante sottolineare di... Eh, del fatto che lo sviluppo appunto della eh, forza poliziesca va di pari passo con lo sviluppo appunto della lotta di classe e del, eh, del capitalismo eh, e riguarda appunto una citazione che eh, volevo dire, eh, che è appunto del, proprio di, di Lenin, eh, e riguarda non solo le forze nazionali, ma le altre forze, le evoluzioni verso l'imperialismo. Era in quel tempo ai primi alburi, si riferisce a quando scrive Engels nel 1890. Da allora la concorrenza delle conquiste ha fatto passi da gigante, tanto più che il globo terrestre si era trovato all'inizio del decennio 1910-1920 definitivamente spartito fra questi concorrenti alle conquiste. Il dominio sul mondo dell'Inghilterra e dell della Germania per la ripartizione del, del bottino ha avvicinato a una catastrofe completa, processo grazie al quale... Un potere statale vorace minaccia di inghiottire tutte le forze della società. Questo spiega bene come da, appunto dalle forze diciamo pol poliziesche nazionali si sviluppano nuove forze, come l'esercito, la marina eh, e eh, l'aviazione, per esempio, che servono a non altro che difendere appunto, gli interessi delle borghesie all'interno della, della concorrenza mondiale, che è un altro passaggio, appunto, nello sviluppo. Delle Forze Armate all'interno dello sviluppo della lotta di classe. Grazie. Grazie a te Emilio. E adesso c'è Federico Giugno e si prepara Massimo Pieri. Okay. Ciao compagni, mi sentite, sì. Ti sentiamo. Ok, allora io volevo un attimino ripartire dalla, dalla questione criminale perché spesso si dice la polizia è lì per proteggerci e uno naturalmente fa andare la mente a criminali tipo il borseggiatore, lo spaccino, alla delinquenza di strada, diciamo. Però. La è delin... dico... Madonna, la delin... tutto è sempre così? Però la delinquenza. Appannaggio degli strati degli strati inferiori. La criminologia, dopo Sutherland, che ha scritto un libro nel, nel 1949 che si intitolava eh, Il crimine dei colletti bianchi, ha dimostrato che le classi dominanti, gli imprenditori, le classi, diciamo, gli strati agiati della, della società delinquono eh, e delinquono e come. Si era reso conto di questo. Eh, notando che le statistiche sulla delinquenza eh, erano falsate, nel senso che molti delle classi superiori, nel momento in cui andavano a processo, magari potendo, di, potendo permettersi una difesa maggio, migliore, molto spesso non venivano, eh, non venivano condannati. Quindi non rientravano poi nel, 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 nelle statistiche. E quindi il crimine dei colletti bianchi, cos'è? È, è la. la è, una, sono i reati che vengono compiuti da, specialmente dagli imprenditori, comunque dalla, dalla classe dominante. Quindi si va dal disastro ambientale alle, 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 alle bancarotte fraudole, fraudolente. E questo ci permette di dire che questa serie di reati sono quelli veramente pericolosi: perché se noi prendiamo uh, un, un ladruncolo, questo può svaligiare un appartamento al giorno. Va bene, farà il danno a una famiglia al giorno. Però se prendiamo, ad esempio, eh, il patron della, della Parmalat, Tanzi, con, eh, con il crack ha mandato sull'astrico eh, decine di migliaia di, di, di risparmiatori. Quindi questo ci permette di dire che i crimini della classe dominante, i crimini dell'imprenditoria, sono, in fin dei conti, i crimini veramente, eh, i crimini veramente eh, dannosi per la società. E, eh, questo discorso sulla, sulla, sulla criminalità per dire cosa per dimostrare quella che è eh, l'essenza classista delle, delle, dell dello, dello Stato, perché eh, cosa arrivava a dire eh, Satra Cosa è scritto in tutti i manuali di, di criminologia che si possono trovare in biblioteca? No? Dice: Innanzitutto questi questi crimini non vengono percepiti perché, perché all'opinione pubblica eh, il delinquente economico viene fatto passare come un disonesto, un, un furbetto. Perché? Perché molto spesso chi ha possibilità di stampare i giornali, mandare in onda trasmissioni televisive, è a sua volta un imprenditore che gli viene male mettere in cattiva luce un, un, un membro della, della sua classe. Ma è interessante, appunto, qua si dimostra il classismo del, dell'istituzione, dell'amministrazione, della giustizia, vedere quello che è il contrasto a questo, a questo genere di criminalità. E allora Sutherland ci, ci diceva nel 1949 che eh, i reati, le leggi per controllare questi possibili reati, vengono scritti in modo per evitare eh, lo stigma del, del reo, del delinquente. Quindi, nella stessa formulazione della, della normativa si cercherà in tutti i modi di non definire chi compie quel, quei, quei, quei reati eh, criminale. E eh, la criminologia giunge al punto di ritenere eh, la, crimine, la criminalità economica, la criminalità di impresa, la criminalità dei colletti bianchi come un qualcosa sostanzialmente di... Eh, incontrastabile, e quindi sostiene che questo genere di criminalità vada combattuto con gli incentivi e con i benefit. Quindi, se tu sei un imprenditore e ti astieni da compiere determinati comportamenti che nuociono alla società, per questi criminologi lo Stato ti dovrebbe elargire eh, dei benefici, dei benefit, perché non hai fatto male a nessuno. Adesso, qua si vede la differenza tra come vengono mh, trattati i, i piccoli delinquenti e come vengono trattati i grandi, i, i grandi delinquenti. Nessuno si sogna di dire che per, per far astenere una persona dallo spacciare a questi gli vadano dati dei soldi, così ha dei soldi che gli entrano in maniera illecita e non va a spacciare. Forse potrebbe, potrebbe anche funzionare, tanti secondo me potrebbero evitare. E, eh, ma una cosa eh, interessante, appunto, per dire come lo Stato abbia un occhio di favori nei riguardi del, della grande criminalità economica, l'ho avuto leggendo un rapporto fatto per il Ministero eh, eh, di Grazia e Giustizia. E sostanzialmente questo, questo Federico Paloma riferiva al Ministero dicendo che mentre appunto le norme per la piccola delinquenza erano scritte in maniera chiara, chiunque spaccia sostanze illecite è punito con questo e quello, invece eh, nel contrasto eh, eh, alla criminalità economica, la criminalità d'impresa dice che vige la più grande, eh, la più grande confusione nella formulazione. Eh, nella, nella formulazione Vige la più grande ambiguità nella formulazione delle, delle norme e poi a queste si accompagna l'ambiguità della sanzione che si riduce molto spesso o che può essere ridotta in sede di condanna ad una semplice ammenda con ulteriori effetti di indebolimento della possibilità di controllo in materia. Quindi le leggi sono scritte in maniera confusionaria per andare a colpire questi, questi crimini e poi in sede processuale in un modo o nell'altro si, si può anche intervenire per essere un pochettino un pochettino più blandi verso questo genere di criminalità. E poi, dice qua per il Ministero, che le istituzioni che dovrebbero sorvegliare, ehm, che dovrebbero vigilare su questo tipo di criminalità, operano spesso in modo non coordinato tra loro, con spreco gravissimo di energie, reciproco impaccio e conseguente rafforzamento delle chance di impunità per i comportamenti degli atti illeciti. E sempre da Vigo che è stato uh, presidente del, dell'ANM, che è l'organo di autogoverno della, della magistratura, cioè, cioè uno che ha avuto le mani in pasta fino all'altro giorno, dice che la cosa grave è che in Italia i reati dei colletti bianchi sono scritti in modo tale da non consentire che vadano in carcere. Tutto questo cosa ci dimostra? Che lo Stato attua due pesi e due misure. Da una parte è fortemente repressivo per la piccola criminalità. E dall'altra parte è estremamente blando per quelli che sono i reati, eh, eh, i reati veramente pericolosi. E questo dimostra il classismo delle istituzioni. Cioè, guardando quali sono i soggetti verso cui i magistrati mostrano reverenza nel momento anche in cui si devono, sono chiamati a giudicarli, lì si vede la classe dominante, lì si vede chi effettivamente... Eh, chi effettivamente comanda e noi al di là di quello che può pensare la, la, la criminologia borghese ragionare in, nei termini di dare benefit a, a questi a questi criminali per noi eh, per noi non ha senso per noi la risoluzione del crimine è quindi far venire meno la necessità che ci sia che ci siano eh, Uomini armati, che ci siano istituzioni a reprimere, passa per il cambiamento di questa società, mettere tutti nelle condizioni di vivere decentemente. Grazie, Federico. Ora c'è Massimo Pieri per l'ultimo intervento e poi le conclusioni di nuovo dietro. Allora, oh, mi sentite? ti sentiamo. Ok, perfetto. Eh, io sono Massimo Pieri e sono anche un compagno di sinistra classe rivoluzione. Volevo fare solo in realtà due brevi osservazioni. Eh, in vista di questo seminario mi stavo riguardando un attimo la, lo stato di rivoluzione di Lenin e eh, in effetti eh, mi sento di associarmi alla al consiglio di, di leggere per tutti perché eh, veramente eh, colpisce l'attualità la, eh, no, del testo, in particolare eh, quando ovviamente sostiene il fatto che lo Stato eh, non sia un qualcosa di indipendente e di superiore eh, alle classi sociali, ma sia concretamente lo strumento per eh, sopprimere. Eh, si sì, sfruttate, eh, e questo non è mai eh, stato evidente come oggi. Tra gli esempi che fa Lenin, eh, a sostegno eh, di questa, della sua affermazione, eh, c'è anche quello delle cosiddette sliding doors, cioè eh, eh, diciamo la pratica per cui politici eh, al termine del loro mandato eh, ricevono da parte della borghesia dei, dei premi sotto forma di posti di, di comando in, in imprese, eh, comunque sì, eh, e cose del genere. Eh, Questi questo esempi sono quello che il anche oggi, eh, e oggi abbiamo anche, eh, diciamo, eh, l'esempio eh, c'è anche il No, abbiamo per esempio Schroeder che dopo essere stato cancelliere tedesco per molti anni è diventato eh, uno dei principali dirigenti di una, eh, di una compagnia che si occupa di gas naturale. Eh, abbiamo Macron che eh, prima di diventare o fino a subito prima di diventare presidente francese eh, diciamo, lavorava in una famosa banca d'affari. Eh, per non parlare appunto poi dello, dello stesso Trump, anche se Trump poi ha delle eh, caratteristiche particolari perché segue più il suo personale interesse anche oltre a quello, quello della classe a cui appartiene, ma comunque. Eh, e così mh, come, un'altra considerazione di, di Lenin estremamente attuale, eh, è quando descrive eh, il futuro stato operaio, quello che dovrà prendere eh, diciamo, il posto eh, dello stato borghese eh, come una, una sorta eh, di amministrazione mh, alla quale eh, ognuno eh, a rotazione dovrà prendere parte su sicum, diciamo, di, eh, elezione. Eh, questo non è anche questo eh, è qualcosa che non è che oggi è possibile eh, Molto più che in ogni altra epoca precedente, perché eh, diciamo, il livello culturale anche della classe operaia, della classe lavoratrice, eh, è più alto nell'epoca presente rispetto eh, a qualunque epoca eh, passata, eh, anche per i fenomeni di, pro di proletarizzazione a cui stiamo assistendo. Pensiamo, eh, come esempio un unico esempio so, solamente al eh, a quanti magari eh, quanti laureate eh, con competenze anche molto elevate eh, magari lavorano eh, da mcdonalds per esempio eh, oppure in altri eh, in altri posti eh, del genere che sarebbero eh, perfettamente in grado di, eh, di assumersi una una responsabilità e un incarico anche a livello del, dell'amministrazione pubblica. Eh, e infine, un'altra cosa che volevo dire, che volevo sottolineare, riguarda proprio il concetto di abolizione della polizia, che abbiamo, che abbiamo visto, è diventata una parola d'ordine nel, nelle mobilitazioni di Black Lives Matter. Eh, io trovo che questa è eh, una cosa molto importante, sia una cosa anche molto concreta. Eh, Ezzo nella, nella relazione eh, ha citato che il fatto che ci sono delle statistiche eh, che provano che dove c'è diciamo, meno polizia, c'è anche meno criminalità. Eh, in realtà noi, marxisti, eh, sappiamo che cosa succede quando si abisce eh, la polizia, perché questa cosa già successa, eh, e abbiamo anche un testimone di eccezione, Karl Marx, che ha documentato questo. Mi riferisco eh, ovviamente al Comune di Parigi e al fatto eh, che eh, lo stesso Marx, nella, nel suo testo La guerra civile in Francia, eh, descrive quello che succede quando eh, quando si, eh, si abolisce eh, la polizia, ovviamente sostituendola con eh, una milizia eh, volontaria dei, dei, dei lavoratori armati. Eh, sono giusto due, due righe, le voglio leggere un attimo. Ah. Eh, sono qui. Eh. Ah, non più cadaveri alla morgue, non più rapine, scassi notturni, quasi spariti furti. In vero, per la prima volta dopo i giorni del febbraio, in quattro anni di pari sono sicure e senza nessun servizio di polizia. Non sentiamo la rete di un membro della Comune, di assassini, furti, e aggressioni. Si Spero che la polizia abbia affinato con sé a Versailles. Tutti I suoi amici conservatori. Eh, quindi, quindi questo eh, significa che è proprio anche la storia de del movimento operaio eh, che ci dice che non solo eh, l'abolizione della, della polizia è possibile, ma è anche eh, qualcosa di appunto eh, auspicabile. Ovviamente nel Nell'ambito del movimento eh, statunitense, eh, in linea generale, queste sono, sono aspirazioni ancora piuttosto confuse, perché non si può abolire eh, la polizia eh, lasciando un regime capitalista che verrebbe inevitabilmente sostituita o da milizie private o da altre polizie, polizia federale piuttosto che statale. Però questo diventa una cosa razionale e assolutamente raggiungibile nel momento in cui si abbatte lo Stato borghese e lo si sostituisce con lo Stato operaio. Ho finito. Grazie Massimo e ora Ezu per le conclusioni. Grazie, Ons. Eh, ringrazio tutti gli interventi dei compagni che, secondo me, hanno integrato piuttosto bene eh, l'introduzione e l'hanno arricchita di ulteriori elementi. Eh, sicuramente eh, quello che diceva Federico riguardo alla questione dei due pesi, due misure, eh, piuttosto che quello che diceva Emilio riguardo eh, allo sviluppo della polizia con eh, la crescita eh, della classe operaia, la sua maturazione eh, nel corso della storia statunitense, ma, ma non solo, così come anche lo stretto legame che riportava Massimo eh, tra grandi capitalisti e, e lo Stato in generale. Eh, aiutano ad arricchire ulteriormente eh, le argomentazioni a favore della tesi eh, per cui per l'appunto lo Stato non è nient'altro che uno strumento di dominio eh, di una classe sull'altra. Rispondendo a Leonardo, a cui hanno già risposto i compagni Lenin in questo... È in piena continuazione con uh, quello che elaborarono sia Marx che Engels, uh, infatti, per l'appunto, uh, nella, nella prefazione dice di utilizzare larghe citazioni, larghi, larghi pezzi uh, dei loro testi proprio in quest'ottica qui. E infatti la lettura di quel uh, di quel testo è consigliata a tutti i compagni che vogliono comprendere meglio questo tema e, e lo fa eh, proprio per chiarire la linea dei rivoluzionari veri rispetto alla questione dello Stato che è la questione dello Stato pone una linea fondamentale fra i rivoluzionari e, e i riformisti e proprio per questo eh, questa discussione ha, ha una, sua, una sua importanza per il compito che ci vogliamo, che ci vogliamo porre. Eh, la violenza poliziesca di cui abbiamo parlato e lo sviluppo eh, della violenza in vari modi eh, che viene usata da parte della borghesia. Eh, per l'appunto non è un caso, è strettamente collegato alla necessità di reprimere la classe lavoratrice, è una necessità che la borghesia ha e che deve sfruttare per mantenersi, mantenersi al potere. E quando questa violenza si fa più esplicita, si fa più necessaria, questo non è un sintomo di, di forza di questo sistema, non è un sintomo di forza uh, di questa classe, bensì... È un sintomo di debolezza perché significa che non, eh, non riescono a mantenere l'ordine eh, in altre maniere. Infatti è in quest'ottica qui che per l'appunto la violenza viene usata eh, come estrema razio eh, da parte della borghesia, ma non viene usata come estrema razio perché i borghesi preferirebbero soluzioni più pacifiche ai borghesi piacciono le soluzioni pratiche quando si tratta di contenere la classe di contenere la lotta della classe operaia però non sempre le soluzioni che appaiono più pratiche sono anche, lo sono anche nella realtà non sono questa cosa qui non è sempre, sempre verificata e, ed è per questo che uh, con lo sviluppo della classe lavoratrice con uh, la sua maturazione, con uh, la crescita della sua importanza all'interno della società, uh, la borghesia non può sempre permettersi di, di utilizzare il piombo contro, contro i lavoratori, anche se uh, preferirebbe forse questa, questa soluzione perché appare più, più veloce. Ma la questione è che una soluzione di questo tipo... Eh, sarebbe la causa scatenante eh, di movimenti ancora più di massa. Questo l'abbiamo visto anche in Algeria, eh, che veniva citata prima, per l'appunto eh, ci sono state delle dichiarazioni eh, del capo delle forze armate che durante, durante i vari giorni che per l'appunto vacillavano fra il vi stermineremo tutti, tra l'altro rievocando anche la guerra civile eh, degli anni 90, e invece ad una retorica invece più pacifica eh, che per l'appunto richiamava eh, alla pace fra i, i vari settori. L'abbiamo visto negli Stati Uniti, come, come, abbiamo, come abbiamo detto prima, e l'abbiamo visto anche a Genova qualche giorno fa quando per l'appunto la classe operaia scende in campo le soluzioni di fronte e quando lo fa in maniera massiva quando lo fa in maniera organizzata e radicale le soluzioni di fronte alla borghesia si riducono ad un numero piuttosto piccolo e anche piuttosto inefficace come dicevo prima a Genova, qualche giorno fa, eh, in seguito al, lic al licenziamento di tre lavoratori, è scoppiato uno sciopero eh, nel, nella, dei lavoratori della ArcelorMittal, che è l'ex Silva, e i padroni di questa azienda hanno risposto inviando 250 lettere agli operai, intimando loro di stare a casa senza percepire alcuno stipendio. Per, per un tempo indeterminato, sostanzialmente una dichiarazione di guerra ai, ai lavoratori. Eh, e a questo la reazione dei lavoratori è stata immediata ed è stata eh, ferma e decisa. Eh, Tant'è vero che eh, in seguito, in seguito al, alle mobilitazioni che ci sono state, ai cortei che ci sono stati per le strade di Genova, Uh, è stato ritirato il licenziamento di un lavoratore ed è stata ritirata la lettera che intimava ai lavoratori di rimanere, di rimanere a casa. Peraltro, quando questi lavoratori si sono presentati uh, sotto la sede della direzione uh, di questa fabbrica, son, uh, si sono trovati davanti una schiera di poliziotti in tenuta antisommossa che molto probabilmente avrebbero preferito, avrebbero voluto manganellare e punire quei lavoratori per il fatto che abbiano alzato la testa. Uh, e però questo non era possibile proprio per il clima in cui ci troviamo, per il fatto che la classe lavoratrice oggi ha un'importanza ancora maggiore rispetto al passato, per il fatto che la classe lavoratrice Uh, a tutte le basi per uh, ripresentarsi uh, periodicamente in forma unita sulla, sulla, scena, sulla scena della lotta. E infatti in seguito, in seguito a questo incontro, uh, quello che c'è stato non è stata la tipica scena di violenza da parte della polizia, ma ci sono stati questi poliziotti che hanno tolto i propri caschi e fraternizzato quindi con i lavoratori. E, però questo non, è, non era quello sicuramente che avevano in mente, perché si, si sarebbero anche presentati forse con abiti, con abiti diversi. E la centralità della classe lavoratrice l'abbiamo vista anche negli Stati Uniti, eh, riprendendo eh, quello che dicevamo riguardo al movimento dei Black Lives Matter. Eh, quando gli autisti degli autobus hanno scioperato e si sono rifiutati di trasportare i poliziotti che volevano andare a manganellare eh, i lavoratori. Eh, ed episodi di questo tipo, quando la classe si muove, li vediamo spesso. Eh, la, classe, la centralità della classe lavoratrice, la sua forza, eh, sono un elemento principale, è un elemento fondamentale riguardo... Uh, la possibilità di ribaltare, di ribaltare, questo, di ribaltare questo sistema. Uh, e quando la classe lavoratrice, per l'appunto, si muove e uh, incontra uh, la repressione, incontra gli apparati statali, come riportava bene anche, anche Daniele, Uh, in forma piuttosto naturale vengono a formarsi comitati di autodifesa vengono, che possono assumere le, le forme più disparate uh, però uh, la loro funzione è sempre quella di organizzare la, la violenza dei lavoratori uh, in contrapposizione alla violenza borghese alla violenza dello, dello stato ed è proprio questo l'embrione Uh, del, del potere, del contropotere uh, dei lavoratori che poi può effettivamente diventare il potere dei lavoratori, abolendo completamente il potere, il potere della borghesia. Ovviamente affinché, affinché questa, questa vittoria accada, c'è bisogno anche di, come, come si diceva prima, c'è bisogno di, di un processo di chiarimento delle idee perché storicamente qualsiasi movimento eh, senza una vera direzione rivoluzionaria può essere arrivato fino, fino a, a quasi ad abolire eh, lo, stato, lo Stato borghese, e può essere arrivato ai, al, ai traguardi più alti eh, del, pro, del proprio percorso, però in assenza di una direzione rivoluzionaria che dia effettivamente la via da, da attraversare e uh, le idee chiare, il programma chiaro e il programma anche giusto soprattutto, questo ribaltamento non può avvenire. In ultima analisi questo è quello che cerchiamo di fare come tendenza marxista internazionale. E quindi uh, questa discussione, le successive che faremo. Uh, il coinvolgimento di ciascun partecipante a questa discussione e la diffusione delle idee del marxismo è fondamentale in questo e perciò vi invito e vi invitiamo a rimanere in stretto contatto con noi e aiutarci a costruire l'alternativa. Grazie, grazie Ezu, grazie mille a tutti per essere stati appunto. Oggi qui. E vi ricordo appunto la lista di siti che avevamo messo in chat poco fa e vi ricordiamo che, appunto, anche se ci seguite su Facebook o su qualsiasi altro social potete seguire, potete sapere per ogni venerdì quale sarà il tema del prossimo gruppo di studio marxista. E adesso, in realtà, sul nostro canale YouTube alle 18.30 uscirà anche il video sull'autunno caldo. Se volete seguire anche quello e saluto tutti e ci vediamo alla prossima ciao